Scheletri è nato circa un anno fa, è stato ispirato a un racconto che ha scritto Luigi, infatti la nostra collaborazione è iniziata in questo modo. Lascerei la parola a Luigi per spiegare più nel dettaglio di cosa si tratta, visto che l'ha scritto lui. Beh, sì, è stato appunto tratto da un racconto breve che poi è stato allungato in un trattamento più lungo perché il racconto originario era molto, molto breve, soprattutto privo di qualunque trama alla fine, quindi, e affrontava appunto il tema specifico all'interno dell'anoressia dei blog pro-anoressia. Nel trattamento questo è stato un po' terzo, nel senso, non tralasciato, però è stato un po' messo in secondo piano. È stata messa una sorta di storia di una protagonista e poi è stato appunto adattato in sceneggiatura e l'argomento di fatto è, cioè, il corto cerca di affrontare l'anoressia però dal punto di vista appunto di una ragazza che la vive in prima persona e quindi il modo di vedere, il modo di parlare anche perché è abbastanza. C'è molta voice over nel corto, sempre della protagonista, è di fatto distorto dalla prospettiva di lei, quindi è un po' particolare anche per quello, insomma. Quindi diciamo l'argomento principale è quello. Poi ci sono tutta una serie di altre tematiche che si ricollegano a quello, tra cui per esempio appunto diciamo la superficie o comunque l'ossessione per il corpo, ma in generale per tutto ciò che è esterno, per la superficie anche intesa come specchio, eccetera. Il rapporto con il tutor è stato, secondo il mio parere, molto proficuo. Siamo stati affiancati da un professionista montatore che infatti ci ha seguito particolarmente in quella fase. E abbiamo montato con lui, è stato molto disponibile e penso che il suo aiuto sia stato fondamentale comunque per certi aspetti, per riuscire a trasmettere quello che volevamo veramente fare, riuscire a fare, insomma. Principalmente l'aiuto di Luca, che appunto è il tutor, è stato sia a livello chiaramente di montaggio che poi di sviluppo un po' della sceneggiatura in relazione a ciò che avevamo in ripresa, nel senso che alcune riprese non sono state fatte rispetto alla sceneggiatura. Altre sono state fatte in modo diverso, lui ci ha aiutato a trovare una soluzione comunque a dei problemi e in modo da rendere comunque il messaggio della sceneggiatura con quello che si aveva, insomma, a livello di inquadrature. Quindi sotto questo punto di vista, poi anche umanamente è stato un bel rapporto, comunque è stato bello, sì, come esperienza. La nostra circoscrizione era la numero 4. Quindi zona San Donato sostanzialmente e noi abbiamo il corto era principalmente in interni, quindi abbiamo lavorato in quella circoscrizione perché pensavamo alla protagonista di comunque ceto medio-alto e quindi ci siamo ispirati un po' ad alcuni palazzi Liberty di Corso Francia che poi è al confine in realtà della circoscrizione. E poi Piazza Statuto che è stato mostrato in alcune scene, più che altro in relazione al tema, nel senso che c'è stato tutto un collegamento tra il monumento, l'angelo caduto e la storia un po' della protagonista, quindi più che un rapporto, diciamo, architettonico, storico con la circoscrizione è stato più che altro tematico, metaforico, diciamo così. Poi appunto la maggior parte del corto è girato in interni, quindi si intravede magari in certe scene la città esterna che volevamo presente, più che altro come presenza un po' asfissiante per la protagonista, comunque un luogo in cui lei si relaziona con l'altro. E l'altro per l'anoressia è la cosa più temuta, diciamo così, riassumendo, e quindi sì, diciamo, il rapporto con la circoscrizione è stato più in questo senso che in senso storico.
L'idea del tema dell'anoressia è nata principalmente, cioè è nata per caso all'inizio, nel senso che ho letto alcune notizie su questi blog che sono state, insomma, abbastanza allucinanti come impatto, e il racconto alla fine era una sorta di trascrizione dei blog, cioè la maggior parte di frasi che, perché poi in prima persona, che diceva la protagonista erano tratte da lì. E quindi è nato per caso, e dall'altro per, sì, probabilmente un'esigenza mia, cioè mi sono sentito abbastanza coinvolto dal tema, anche se non l'ho mai vissuto né in prima persona né attraverso amicizie o contatti personali, è stata più una cosa di empatia generale, diciamo, rispetto a questo tema. Poi è stato inserito all'interno di una serie di racconti che erano legati a tutte protagoniste femminili, e quindi c'è anche un po' quella tematica lì, essendo l'anoressia legata a 60-70% a ragazze, c'è stata anche quella aggiunta lì. È stata un'esperienza molto intensa anche dal punto di vista della produzione, in particolare per quanto mi riguarda, anche per il ruolo che ha avuto di operatrice video, diciamo. Però sì, è stata una bella esperienza. Abbiamo anche conosciuto figure professionali che hanno lavorato con noi, quindi è stato anche uno scambio umano, oltre appunto che professionale. E sì, sarebbe bello magari ripartecipare in un futuro con altri corti, magari prossime edizioni. Il nostro rapporto lavorativo è nato in realtà con un tirocinio che io stavo facendo all'università, che insomma, è entrato in relazione con un suo lavoro, nel senso che eravamo nello stesso ambito, nel backstage di Kabu Kabu, che è stata una produzione locale di una cooperativa, e quindi l'abbiamo realizzato insieme. Poi lei ha letto alcuni miei racconti e ha visto il bando di Torino Factory e è stata, insomma, ha pensato di cercare di partecipare con una storia di questo tipo. Poi c'erano diverse opzioni, abbiamo scelto questa ci siamo divisi il lavoro più che altro perché per le differenze di formazione / competenze, nel senso che io ho cercato di contribuire più dal lato della scrittura, perché io ho studiato cinema, però più che altro dal punto di vista teorico, e quindi ho contribuito con la scrittura perché ho sempre scritto comunque da qualche anno più seriamente, e lei dal punto di vista invece più tecnico, quindi soprattutto delle riprese, della regia. Poi assieme ad un altro ragazzo, Christian, a livello fotografico, e a livello umano, a livello di idee ci siamo sempre trovati abbastanza, cioè trovati molto in realtà, quindi anche per quello si è riusciti a lavorare insieme. Il Torino Film Festival io l'ho vissuto 2 anni fa, l'edizione di 2 anni fa, e poi quest'anno, l'anno scorso, non ho potuto seguirlo, e mi è sempre sembrato un bel festival, nel senso, più che altro come varietà di programma, nel senso ci sono sia parti contemporanee che non, sia sperimentali anche, quindi è abbastanza interessante. E quest'anno ho visto qualche film, più che altro sì, sia uno contemporaneo che uno più legato all'horror, che è la tematica di, insomma, una delle tematiche di quest'anno, e sì, più che altro l'ho vissuto da spettatore, diciamo. Poi quando verrà proiettato il corto vedremo un po', insomma, cosa succederà. Sì, penso sia appunto una manifestazione interessante anche per la città di Torino. Comunque diciamo, è bello anche che siamo riusciti a inserire il Torino Factory all'interno del Torino Film Festival, quindi una bella opportunità.